Grazie sì, per essere con noi. Eh, eh, Ministro Giovannini, eh, che voi sapete, fin da quando noi abbiamo iniziato il Festival del Futuro, eh, ci ha dato il, il supporto sia dell'ASVIS che della sua personale convinta credo partecipazione e quindi già, già su questo un, un ringraziamento, ma anche quest'anno ha trovato il tempo eh, di essere con noi anche nella, eh, in un'operazione un che per noi è importante, ossia quella, quel rapporto macro -trans che tutti avete avuto eh, in questi giorni eh, nelle mani e, e io l'ho sempre ringraziato in maniera non formale perché veramente il fatto che un, no, non diamo mai per scontato che una persona con queste responsabilità e intensità di lavoro e attività trovi il tempo anche per partecipare a iniziative che per noi sono importantissime, ma nella sua scala probabilmente devono trovare una nicchia, quindi grazie anche per questo. Allora, dato che ancora una volta con il Ministro Giovannini sì, eh, noi non faremo qui un qualche cosa di formale, la sua... Le sue conclusioni, per, dato che non ha potuto seguire il Festival, eh, non sono semplicemente un atto, un atto così di eh, semplice conclusione formale, ma vorremmo eh, lui stesso vuole che sia qualcosa di qualificato e di sostanziale. Quindi mi permetterete di dargli eh, in due parole veramente un minimo di eh, informazione su quello che è il significato che è emerso dalla, da tre giorni di dibattiti eh, in questa sede. Io devo dire che i e le persone che hanno partecipato a questi dibattiti hanno mostrato un, una forte consapevolezza de, della situazione e delle prospettive per i prossimi anni eh, e una, eh, direi un entusiasmo nel proporre le idee trasformative che occorrono per riuscire a travalicare quello che noi oggi chiamiamo un periodo di grande transizione. Questa grande transizione copre tutti gli ambiti. La valutazione eh, molto rapidamente e per sommi capi è che noi attraversiamo un periodo che è difficile per la pandemia, che non è ancora finita, ma in un momento di rimbalzo favorevole dell'economia in cui anche la finanza e anche le politiche economiche sono coerenti col tentativo e con la speranza che questo rimbalzo si trasformi in una ripresa eh, stabile e continuativa per almeno alcuni anni a meno di sorprese eh, che possono sempre venire o dall'inflazione o dalle materie prime o da altre eh, qual Qualcos'altro che in questo momento non stiamo nemmeno a cercare di definire, ma anche che attraversiamo un periodo di transizione molto problematico per quanto riguarda, per esempio, se ne è appena finito di parlare: gli impegni da assumere per il cambiamento climatico, gli impegni da assumere e le, e le azioni da implementare per la transizione energetica sono eh, trasformazioni epocali che richiedono investimenti colossali e la cooperazione di tutti. Per la prima volta nella storia del mondo si dice che dobbiamo cambiare modello di sviluppo, modello di consumo nella storia del mondo si producevano queste trasformazioni in maniera automatica, nessuno doveva decidere che si dovesse cambiare un modello perché non è tirando una leva che si fa una cosa di questo genere. Quindi siamo di fronte a questo. E noi eh, credo che eh, tutti i presenti e quelli che ci ascoltano valutiamo che in questo momento eh, abbiamo uno dei migliori governi in Italia che si potesse sperare per una fase così complessa. Eh, abbiamo addirittura un Super Mario che eh, qualcuno no, ha detto addirittura proporrebbe eh, alla guida eh, o dell'Unione Europea o anche di qualche cosa di più importante. Ma al di là di questo, la domanda a questo punto, dopo questa breve introduzione, è il governo è davanti a dei momenti trasformativi importanti, con fondi importanti sia interni sia europei, i 700 miliardi europei, i 200 miliardi italiani, il piano di ripresa e resilienza. Dobbiamo però darci evidentemente fare delle scelte e darci delle priorità. Ecco, a suo modo di vedere, a che punto siamo, quali sono e quali saranno le priorità di questo governo in un in una, eh, contesto così complesso. Grazie, grazie a voi per quello che fate. Il Festival del Futuro è ormai un evento veramente importante, basta guardare il programma per vedere l'eccellenza. E tra l'altro, come sapete, avete un competitor durante questi giorni, il Festival di Limes, che di nuovo parla di futuro. E la domanda è chiaramente sul governo, ma fatemi per un attimo unire dei puntini, poi rispondo per ciò che riguarda il governo. Questa mattina ho discusso il rapporto sui settori industriali del centro studi Confindustria. E, e l'introduzione finisce così. È un contesto in cui l'obiettivo di recuperare la situazione precedente alla pandemia, come se si, tratta, come se si trattasse di rimettere indietro l'orologio, è prima di tutto impraticabile. Il mondo di ieri è ormai tramontato. È un'affermazione forte eh, che mi ha fatto molto piacere, tra l'altro, oh, che echeggia in qualche modo il titolo. Del libro che con Fabrizio Barca abbiamo pubblicato, eh, proprio scritto all'inizio in, all della pandemia, quel mondo diverso, e poi l'Utopia sostenibile del 2018. Quei principi, quei concetti, quello che chi si è occupato di sviluppo sostenibile in questi anni ha predicato eh, con alterne vicende, mi sembra che ormai sia eh, una condivisione forte. Ed è una condivisione che ha effetti reali, come abbiamo sentito anche nella tavola rotonda precedente sulla parte della finanza. Ma qui parliamo di futuro e allora sarebbe bello eh, iniziare questo futuro con una Costituzione cambiata. E ci stiamo per riuscire. Se tutto va come deve andare, dopo i due voti favorevoli del Senato e il voto favorevole della Camera, l'ultimo voto, spero favorevole della Camera, ci consegnerà una carta costituzionale all'inizio del 2022, su cui se i tempi sono stretti giurerà il nuovo Presidente della Repubblica, diversa. Per la prima volta si toccano i principi fondamentali della nostra Costituzione. E questa è un'iniziativa che come ASVIS personalmente ho cercato di promuovere negli ultimi cinque anni, abbiamo promosso e sembravamo dei sognatori. Bene, l'articolo 9 della Costituzione che dice tra l'altro tutela il paesaggio e il pa la Repubblica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, ora si, si arricchisce di questa frase tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Siamo riusciti, cioè eh, siamo un passo, diciamo, di introdurre nella nostra Costituzione il principio di giustizia intergenerazionale, cioè l'interesse delle future generazioni che oggi nella Costituzione attuale non c'è. E poi si modifica l'articolo 41 che dice l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità. Si aggiunge alla salute, all'ambiente. E al terzo paragrafo si dice la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali si aggiunge e ambientali questi passaggi sono storici intanto perché come dicevo è la prima volta che si toccano i principi fondamentali con l'articolo 9 e in secondo luogo perché con la modifica dell'articolo 41 si realizza proprio quella visione integrata di economia, società e ambiente che è alla base del, della dichiarazione sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con i suoi 17 obiettivi, ma che è al cuore del concetto di sostenibilità. Queste, eh, queste modifiche aprono un futuro diverso. Un futuro uh, certamente ambizioso. Pensate se questo testo fosse stato scritto tanti anni fa. E quanto sarebbe stato più facile contestare in sede di Corte Costituzionale delle leggi che violavano questi principi. Chiaramente, spetta la Costituzione bilanciare i diversi principi, i diversi interessi. Ma è chiaro che come abbiamo sentito prima, la scelta della finanza, anche per propria sopravvivenza, cambierà il modo con cui le banche faranno credito e quindi l'economia reale e quindi eccetera eccetera. È evidente che il cambiamento della Costituzione non, potrà non incidere sulle politiche, alzando l'asticella anche per questo governo e Arrivo dunque a rispondere che, però, ha già un vantaggio straordinario, quello di, dover, eh, di aver programmato e ora di attuare il Next Generation EU, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che incorpora proprio quei concetti di sostenibilità di do not significant harm, cioè di non danneggiare significativamente l'ambiente con i progetti finanziati dall'Unione Europea, eccetera, eccetera, che sono già in linea con quello che vi ho letto, con la nuova dettato costituzionale. Nel nostro Ministero, competente per 62 miliardi sui 230 complessivi. Il 76% della, dei progetti in termini di spesa vanno a contrastare la crisi climatica e eh, il 56%, non il 40% medio, va al mezzogiorno per ridurre le disuguaglianze. E noi abbiamo valutato sull'allegato infrastrutture eh, questi progetti eh, in base ai 17 goal dell'agenda 2030, ma in base anche a indicatori di impatto non solo economico, ma occupazionale, di riduzione della CO2, della riduzione delle disuguaglianze, l'indice Gini sulla disuguaglianza dell'accesso alle infrastrutture ferroviarie si riduce del 38%. Tutto questo per dire eh, che questa è la direzione di marcia e questa direzione di marcia va tenuta anche dopo il 2026 e con il disegno di legge di bilancio contiamo esattamente di proseguire per ciò che riguarda la parte di nostra competenza con altri 32 miliardi investimenti verso la transizione ecologica del sistema dei trasporti, nuove infrastrutture ma costruite in modo diverso, oggi il presidente della Regione Lombardia e il neosindaco di Bologna hanno annunciato l'accordo con Autostrade per l'Italia per rendere molto più compatibile con l'ambiente il cosiddetto passante di Bologna che è stato oggetto di tante discussioni. I nostri nuovi le nostre nuove linee guida per preparare i progetti di fattibilità tecnico-economica per tutte le opere del PNRR, incorporano gli obiettivi di riduzione delle emissioni, la, il rispetto rafforzato della sicurezza ai lavoratori, la, gli impegni per il, superare i divari di genere e intergenerazionali, e così via. Questi elementi, in altri termini, stanno entrando nella carne viva di una trasformazione. Che non dipende soltanto dal cosa si fa ma anche dal come si fa e quindi eh, tanti spunti eh, venuti oggi ma anche da altre riflessioni credo eh, forse per la prima volta in modo così massiccio stanno diventando realtà grazie è chiaramente importantissima questa modifica costituzionale per quanto dice e eh, soprattutto perché apre a questo concetto che è nato non moltissimi anni fa, a metà degli anni Ottanta, dell'attenzione chiamato sostenibilità, allora, in un certo senso, l'attenzione all alle future generazioni. Questo è appunto veramente il punto centrale, forse, che emerge anche dalle discussioni che abbiamo avuto in questa sede. Eh, io cerco in questo momento però di mettermi nei panni. Eh, sarà un po' spassoso, dati i capelli bianchi, ma di una, eh, un adolescente, eh, di un ragazzo, una ragazza, di quelli che sono, eh, hanno manifestato in questi giorni in Italia, così come a Glasgow e altrove, perché sono bombardati questi ragazzi, i nostri figli, i nostri nipoti, sono bombardati da delle informazioni, da delle indicazioni inquietanti, la pandemia, tanto per cominciare, che potrebbe anche, tutti dicono, anche i responsabili, potrebbe ripetersi forse in altre forme, un cambiamento climatico che se non facciamo certe cose sarà irreversibile, il pianeta che cambierà, piuttosto che non il mondo del lavoro che eh, cambia anche sotto l'impatto delle tecnologie che forse saranno positive, ma forse si mangeranno parecchie nuove attività, la necessità di una formazione continua. Ecco, mettiamoci nei panni di questi ragazzi e cerchiamo di capire... Che cosa si possa dire loro per cambiare quello che rischia di diventare veramente una psicologia collettiva che può frenare il loro entusiasmo, la loro voglia di crescere, di vivere, di partecipare a tutto questo? Allora, che cosa andiamo a dire ai giovani dal suo punto di vista? Beh, intanto a due giovani, a un giovane e una giovane. Che negli ultimi due anni, un anno e mezzo, hanno lavorato in una rete Giovani 2021 per preparare il PNRR. Io ho offerto un lavoro. Lavorano nel nostro staff, nel mio staff, eh, per provare a realizzare quello che loro stessi avevano detto e eh, avevamo detto anche con, altri, eh, con altre vesti. Parto da qui per dire che al di là di quello che diciamo, quello che conta è quello che facciamo. E io credo che le imprese abbiano una responsabilità fortissima, così come i centri di ricerca, così come usare tutti gli spazi possibili per mettere i giovani in condizione di influenzare, non solo di ascoltare il prima possibile, naturalmente con le competenze adeguate. Questo è un appello a tutti noi. Sempre in quel rapporto che ho citato prima di Confindustria, si vede come l'immissione dei laureati nelle imprese fa sì che le imprese cambino modo di fare innovazione, non semplicemente... Comprando magari dei, delle macchine che incorporano le ultime tecnologie, ma riescono a passare, grazie all'immissione di laureati, a un concetto di innovazione molto più complesso. Mi invito tutti veramente a leggere questo rapporto eh, pubblicato oggi estremamente interessante. Cioè, le persone fanno la differenza. Il capitale umano fa la differenza purché venga valorizzato e messo in condizione non soltanto di eseguire ma di guidare. Cosa vuol dire eh, rispetto alla sua domanda? Vuol dire che eh, se tutte le organizzazioni facessero una scelta del genere creeremmo una nuova generazione accelerando il ricambio anche nelle posizioni di vertice, ma poi vale quello che dice Carlo Carraro prima, e cioè che abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare per formare o riformare i giovani che abbiamo formato, per esempio noi economisti, a dei paradigmi sbagliati. Questo deve essere un impegno su cui tra l'altro le università italiane si sono impegnate seriamente proprio nell'ottica dello sviluppo sostenibile, vuol dire mettere a disposizione strumenti conoscitivi, di riflessione, coinvolgendoli, come quella rete giovani 2021 da cui ho attinto eh, due dei eh, loro migliori eh, esponenti. E cioè non semplicemente parlando, ma come dicono gli anglosassoni, walk the talk e credo che su questo tutti noi potremmo fare di più. Grazie, sì, occorre fare tesoro eh, di queste parole, che sono altrettanti impegni che non coinvolgono solo la figura di un singolo ministro ma diciamo di tutti coloro che detengono diciamo, le chiavi del nostro regno se così posso permettermi di dire, vale a dire, di un paese che ha delle straordinarie potenzialità che non sta esprimendo ancora eh, a pieno ma che ha la possibilità di farlo e se siamo nel festival del futuro non si può che rivolgere questa attenzione ai più giovani ma deve essere un impegno reale che si traduce sia in messaggi da parte di chi ha la possibilità di farlo, sia nelle azioni che il ministro Giovannini adesso ci diceva. Il tempo è, è, è concluso quindi io non posso altro che ringraziarla per la presenza questa volta virtuale ma mi auguro che l'anno prossimo al prossimo festival del futuro momento. avremo la sua presenza la sua partecipazione come sempre così eh, così eh, con mh, questo grande contributo di idee e di idee veramente ancora una volta in modo non formale ma del tutto sostanziale quindi grazie veramente grazie e complimenti ancora